Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi effettueremo delle modifiche, beh penso che dal titolo già avete letto tutti quanti, un Audi RS6 del 2020. Ragazzi, che ne pensate? Adesso entriamo in macchina e vediamo le modifiche che si possono fare su questa macchina qua e vediamo che tipo di dispositivo utilizzare prettamente per questa macchina. Un ringraziamento speciale al mio amico Michele che ci ha dato la possibilità di avere con noi questa bellissima Audi RS6. Ci troviamo a Sant'Angelo in Formis, precisamente nell'autoconcessionaria Auto Montreal, come potete vedere qua sopra qua, e vanta di un grandissimo parco auto, come potete vedere già da questi brevi video e già penso dal video introduttivo che avete visto all'inizio di questo video qua. Ok, adesso bando alle ciance, entriamo in macchina e vediamo che possiamo fare su questa bellissima Audi RS6 2020. Auto totalmente pellicolata, sia per quanto riguarda, come potete vedere, il rivestimento della carrozzeria e anche per quanto riguarda i fari. Per il resto è una vettura del tutto stock. L'unica cosa che penso che avete già sentito è riguardante lo scarico. Eccolo qua. Che non sono quei simpaticissimi scarichi originali, ma un bel scarico artigianale, eccolo là. Adesso entriamo in macchina e vediamo quello che possiamo fare su questa bellissima RS6. Accendiamo il quadro ed eccola qua. Questa macchina monta come optional una guida, diciamo, totalmente dal volante, sia per quanto riguarda, come potete vedere, la leva del freno e sia per quanto riguarda l'acceleratore. Questo qua, questa macchina monta un acceleratore wireless che adesso vi faccio vedere come funziona. Come potete vedere non è collegata a nessun'altra parte, nonché solamente alla macchina. Adesso la mettiamo in folle e come potete vedere laddove adesso, senza avere i piedi sull'acceleratore, accelera la macchina, guardate. Vedete? Scendiamo dalla macchina, mettiamo su N e come potete vedere anche già con il dispositivo wireless in mano collegato alla macchina il tutto funziona tramite collegamento wireless. Ragazzi, per quanto riguarda le codifiche che faremo su questa macchina, utilizzeremo il nostro simpaticissimo OBD11, questo qua in forma Next Generation, questo qua che utilizzo tantissimo nei miei video. Adesso vi faccio vedere, come sempre, dove si monta, che è sempre la parte sottostante al cruscotto. Facciamo i primi collegamenti e cosa possiamo fare con questo dispositivo su questa bellissima macchina. Adesso lo montiamo. Come sempre il collegamento avviene qua sotto qua tramite la porta OBD, questa qua viola. Eccolo qua, quindi colleghiamo il nostro OBD alimentato. Adesso apriamo l'applicazione dedicata al nostro OBD e vediamo quello che possiamo fare. Ok ragazzi, adesso non perdiamo altro tempo e apriamo l'applicazione OBD11 e vediamo ciò che possiamo fare su questa macchina qua. Connettiamo il dispositivo alla macchina OBD11 2. Ed ecco qua, Audi A6 RS6 Avant, eccola qua. Clicchiamo ok, attendiamo qualche secondo di connessione. Eccola qua. Adesso, come sempre, facciamo una piccola scansione di tutte le centraline di questa macchina qua e dopo iniziamo con le codifiche. Io questa parte qua la abbrevierò per non far venire un video troppo lungo di tutta la scansione di tutte le centraline. Come potete vedere sta leggendo una di 44 centraline che ha in dotazione questa macchina qua. Adesso farà tutta la scansione e poi vediamo quello che possiamo fare. Ok, scansione avvenuta e adesso clicchiamo sull'immagine della vettura e andiamo direttamente in applicazioni e queste qua sono le codifiche che possiamo fare su questa macchina qua.
e ne sono davvero tantissime. Guardate. In più, come sempre, oltre a poterle fare stesso attraverso le applicazioni stesso della vettura, possiamo anche andare in unità di controllo e andare direttamente all'interno delle centraline dedicate andare ad effettuare queste codifiche. Faccio un esempio, come anche codifica completa, una delle cose più banali che possiamo fare è andare a modificare l'allarme cintura di sicurezza. Da variante 3 andiamo su off, quindi in questo caso, come potete vedere, lì in basso a sinistra c'è il nostro simpatico omino che ci ricorda di mettere la cintura di sicurezza. Tramite questa codifica qua andiamo a disattivare la spia delle cinture di sicurezza. Ma su queste macchine qua, come sempre, vi ricordo che prima di effettuare questa codifica qua è bene fare una piccola cosa, cioè quello di aprire il cofano anteriore in questa maniera qua e poi andare a fare la codifica. Quindi cofano aperto, come potete vedere ce lo indica anche all'interno del nostro cruscotto, andiamo su off, clicchiamo su ok, confermiamo qui in basso a destra e come potete vedere abbiamo tolto la spia delle cinture di sicurezza. Avete visto? Questa codifica qua è possibile anche effettuarla in un altro modo, e cioè vi faccio un esempio. Rimpostiamo nuovamente la cintura di sicurezza, quindi anche attraverso il nostro display ci comparirà un'altra volta il simpatico omino. Per effettuare la codifica diversamente dobbiamo andare qui in alto a destra e stesso qui attraverso i nostri bit e byte andiamo a disattivare la nostra cintura di sicurezza. Andiamo qua e andiamo in byte 00, in bit 2 e bit 3. Disattiviamo queste due voci portando il byte, questo qua è il primo, a 01. Confermiamo. Codifica accettata e anche all'interno del nostro quadro strumenti si è tolta quella simpatica spia per quanto riguarda la cintura di sicurezza. Ragazzi, adesso effettueremo delle codifiche anche tramite l'applicazione dedicata stesso di OBD 11. Ragazzi, tantissime codifiche vanno fatte in modo adeguato. Ciò che significa, faccio un esempio, che laddove voglio andare a fare una codifica, io prima di vedere la codifica devo sempre fare attenzione a queste scritte che mi compaiono qua sotto qua, perché si fanno guai proprio perché non andiamo a leggere ciò che è riportato nelle avvertenze. In questo caso vi faccio vedere un esempio. In questo caso sono andato sull'estensione della scala dei contachilometri, che su questa vettura, come potete vedere, non ci sono i numeri dispari, quindi ci sono solamente i numeri pari da 20 addirittura a 320 km/h. In questo caso da off vado in on, leggendo qui sotto qua c'è delle specifiche ben restrittive su questa vettura qua. Confermiamo questa codifica e come potete vedere dopo qualche secondo, eccola, codifica accettata, quindi completata la codifica. E come potete vedere anche sul fondo scala di questa vettura qua ci escono i numeri dispari, vedi, 10, 30, 50, così fino a 290, per poi continuare con gli altri numeri. Guardate. Ok, effettuata questa codifica, usciamo da qua e possiamo vedere quante altre codifiche possiamo fare su questa vettura qua. Vi faccio un esempio, questa macchina qua, essendo comunque un RS6, tantissime cose già sono attivate di serie. Come per farvi esempio, anche questa funzione qua, vedete, già è attiva, quindi tantissime cose non possiamo fare. Possiamo fare, farvi un esempio, quello che ho fatto vedere prima, la disattivazione delle cinture di sicurezza. Adesso abbiamo attivato l'estensione del contachilometri e così via delle altre codifiche, ma purtroppo non tutte, perché tante cose questa macchina già c'era di serie. Una delle cose molto banali che è possibile fare su questa macchina qua, vi faccio un esempio, è l'attivazione o comunque all'interno del nostro MMI della voce LED diurni. In questo caso faccio un esempio, questa voce qua è su off, quindi su disattivato, vedete? Quindi andiamo su vettura, andiamo su luce visibilità e come potete vedere su illuminazione esterna non c'è la voce DRL. Quindi da off passiamo in on, confermiamo questa procedura tenendo premuto 2-3 secondi e come potete vedere adesso c'è la voce luci diurne, vedete? Che possiamo sia spegnere le luci diurne e tenerle accese a nostro piacimento. Scorriamo attraverso queste funzioni qua, vi faccio un esempio, anche l'app timer è già attivo, il gear display già è attivo,
l'engine data già è attivo, come potete vedere, vedete, c'è tutto già attivo su questa macchina qua, essendo comunque una macchina abbastanza accessoriata. Poi, scorrendo attraverso le applicazioni stesso della macchina, possiamo vedere come multimedia start screen già è attivo su questa macchina qua, addirittura anche l'easy entry in questa vettura qua, che quando apro lo sportello per entrare in macchina il volante si alza e anche il sediolino si va più indietro e si allargano i laterali del sediolino, così da permetterci un'entrata facile all'interno di questa vettura qua. Come potete vedere, anche questa funzione qua già è attiva, e così come tante altre funzioni sono attive, come Headless Sweep in multicolor presentation e così tantissime altre cose su questa macchina qua. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero che anche questo video vi sia piaciuto, anche se di poche cose per quanto riguarda questa Audi RS6, essendo già di serie, ben dotata di tutti gli accessori che è possibile avere su un Audi. Non per niente è la regina delle Audi un RS6, e quindi purtroppo questo qua possiamo farci ben poco. Ad ogni modo, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale laddove ancora non l'avessi fatto, così da far crescere sempre di più il mio canale. Attivate la campanella per essere sempre attivi sui miei nuovi video, che sicuramente usciranno gli altri video proprio dedicati a questa Audi RS6. Lasciate un bel mi piace se questa auto vi è piaciuta e questo video vi è piaciuto. Scrivetelo nei commenti se anche a voi piace questa macchina, e condividete questo video con amici e parenti che hanno la stessa passione per la vostra su queste macchine qua. Ok ragazzi, e che dirvi, per oggi è tutto, grazie per la visualizzazione di questo canale, al prossimo video, ciao ragazzi, alla prossima!